La focaccia è un classico intramontabile per l'aperitivo, per un picnic o per uno spuntino salato. La nostra ha decisamente una marcia in più perché ha tante verdure colorate che formano un bel prato fiorito. Prepariamo insieme la focaccia primavera. Iniziamo dall'impasto della nostra focaccia. In una planetaria munita di gancio metto la farina 00, la farina Manitoba e il lievito di birra disidratato. Azionerò la macchina e unirò il sale disciolto nell'acqua a filo e in ultimo l'olio. L'impasto si è incordato, ovvero si è attorcigliato intorno al gancio. È piuttosto elastico. Lo ribalto sul piano di lavoro e però prima olio. Poi prendo l'impasto e faccio le pieghe, ovvero prendo il bordo superiore dell'impasto e lo porto verso il centro. Faccio la stessa cosa con il bordo inferiore, con quello di sinistra e con quello di destra. Guardate com'è già più liscio. Copro con una ciotola e lo lascio riposare per 10 minuti. Sono trascorsi 10 minuti. Prendiamo di nuovo l'impasto e ripetiamo le stesse pieghe di prima. Nel frattempo l'impasto è diventato molto più liscio e molto più morbido, ma anche elastico. Pieghe fatte, copriamo di nuovo e lasciamo riposare altri 10 minuti. Dopo 10 minuti prendiamo il nostro impasto, portiamo il lembo esterno verso il centro, ruotando. Formiamo una bella pallina, ungiamo la ciotola e la mettiamo al suo interno. Copro con pellicola e la faccio lievitare per 2 ore nel forno spento. È il momento delle verdure. Immergo le verdure nell'acqua e verso un cucchiaino di bicarbonato Solvay i microgranuli per frutta e verdura sulle verdure. Le massaggio delicatamente con i microgranuli e con il cucchiaio faccio sciogliere il bicarbonato. Le lascio a bagno, infine le risciacquo con acqua corrente. Ora taglio delle fette di ortaggi che mi serviranno per decorare la focaccia. Siamo pronti per formare la nostra focaccia primavera. Qui abbiamo l'impasto ormai lievitato. Cospargiamo una teglia con dell'olio extravergine di oliva abbondante e ci ribaltiamo sopra l'impasto. Lo allarghiamo bene per ricoprire tutto il fondo della teglia. E adesso la parte più divertente, dopo aver steso la focaccia ci comporremo sopra un bel prato fiorito. La mia bellissima focaccia primavera è pronta, manca solo un giro d'olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Poi la infornerò in forno statico a 220 gradi per circa 20-25 minuti. Ecco la mia
focaccia, soffice e fragrante. Questo prato fiorito di verdure può cambiare a seconda del momento, della stagione e di quello che abbiamo in dispensa. Non è magnifica?